parliamo un po' di questo personaggio di Giovanna e se ti senti anche un po' parte del personaggio nell'averlo interpretato e studiato. Allora, Giovanna è, se dovessi definirla con un aggettivo, molto cinica, un'avida proprio del potere. Cerca a tutti i costi ovviamente di arrivare, proprio perché vive anche nell'esempio di Riccardo, del fratello, con il quale vive una relazione di empatia molto forte. Di conseguenza è come se lei si specchiasse in qualche maniera nella potenza di questo fratello, di questo regnante, come se fosse proprio un esempio da seguire. E, della commedia, insomma, di questa trilogia di cui si è parlato prima, la figura di Gioacchino per te, visto che è stato paragonato a una persona che va contro quello che è, diciamo, il sentire comune, senza paura, quindi senza timore, forse più di Riccardo, come lo consideri? Beh, in realtà Gioacchino sulla scena mette molto in crisi Giovanna, perché lei ha questa corazza di donna, di regnante, ma nelle parole di Gioacchino in qualche maniera lei è come se si svestisse di questa sua potenza in qualche maniera, e quindi va a toccare le corde dell'anima, tant'è che sul finale infatti si vede Riccardo ammonire la sorella per essere stata in qualche maniera presa da queste parole, insomma, parole non autentiche secondo lui, parole insomma di circostanza, e quindi insomma Riccardo decide di far mantenere questa potenza nella sorella e non cedere a queste tentazioni, paradossalmente.